Buongiorno a tutti, Costa Concordia. Oggi vi parliamo di questa grossa problematica. Abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica e contestualmente un'interrogazione urgente al Presidente del Consiglio dei Ministri, affinché un'operazione così complessa e delicata si svolga nel migliore dei modi e con l'accuratezza che questa operazione difficile merita. Sì, noi non vogliamo entrare nel merito della scelta dei porti, però ci sono alcuni problemi oggettivi che vogliamo che siano ben chiari. Allora, innanzitutto il problema dei rifiuti che la società, che il relitto ancora contiene, rifiuti vari, poi ci sono il carburante, ci sono degli oli. C'è una tonnellata di candeggina che sembra una sostanza non così pericolosa, ma gli esperti ci dicono, ci avvisano che una tonnellata di candeggina riversata in mare sarebbe estremamente pericolosa. C'è da considerare la durata del trasporto nella scelta del porto, perché più l'imbarcazione, più il relitto viene trascinato e rimane giorni in mare senza la possibilità di un attracco intermedio, più i rischi aumentano e ad oggi sono già successe diverse incongruenze che invece non vogliamo che si ripetano. Beh, ad esempio in Liguria si è utilizzata con la scusa della riservatezza commerciale, sono state omesse alcune carte. Qui non si tratta di un contratto tra privati, c'è un bene pubblico da rispettare, da tutelare. Quindi non vorremmo che avvenga come è avvenuto lì in Liguria, dove su ben 47 pagine Di dettagli. di dettagli presentati dalla società demolitrice, ben 22 sono omessi, se non solo, il capitolato che ha presentato la regione addirittura non è stato divulgato. Pubblicato. Sì, quindi siamo in una situazione in cui la trasparenza non è applicata, anche errori banali però importanti, come nel caso dell'offerta di Civitavecchia è stata data in dollari anziché in euro. Quindi sembrava del 25% più alta e quindi fuori mercato. Poi ci si è accorti dell'errore e quindi si è capito che l'offerta ritornava ad essere in mercato. Quindi noi in questo caso stiamo vigilando per avere regolarità in tutte le operazioni. Hai detto bene, occhi vigili come facciamo sempre noi del Movimento 5 Stelle, dateci una mano anche voi continuandoci a seguire su questa problematica, ad essere attenti. E quindi sia le decisioni del governo che quelle della conferenza dei servizi che se non erro si tiene proprio oggi devono essere rese pubbliche affinché tutti noi possiamo controllare anche voi cittadini da casa. Dateci una mano, alla prossima.